Come già aveva preannunciato il presidente Sibilia, si rischia di andare verso quello che è lo stop dei campionati. Se ci riferiamo poi a quelle che sono le retrocessioni e le promozioni, noi dobbiamo comprendere che facciamo parte di una filiera e quindi poi in Consiglio federale verranno decise le promozioni e le retrocessioni per tutte le componenti. L'indirizzo del presidente Sibilia, lo ricordava anche lei, è sempre stato chiaro, come volontà, si è sempre cercato, in qualche modo di concludere il campionato, di riprendere, insomma, laddove ci fossero state le possibilità, ad oggi è cambiato qualcosa? C'è sempre questa volontà di cercare fino alla fine di riprendere a giocare? La nostra stella polare, la nostra idea basilare era quella di tutelare la salute di tutti quanti gli addetti ai lavori. In quanto ce ne fossero le condizioni per scendere in campo con un protocollo dettato dal Ministero della Sanità e dal Ministro dello Sport, avremmo fatto il possibile per poter scendere. Se oggi non ci sono poi le condizioni per scendere in campo, dobbiamo andare verso quella che è la sospensione. Noi dobbiamo, e lo ribadisco come l'ho fatto altre volte, tutelare la salute dei nostri addetti ai lavori, dei calciatori, dei dirigenti e di tutti quelli che stanno nel nostro mondo, un mondo fatto da persone che svolgono la loro attività per passione e allo stesso tempo hanno un grande valore, rappresentano quello che è un grande patrimonio, un capitale sociale della nostra regione. I nostri presidenti, tutti quanti i nostri dirigenti lavorano per il calcio, ma bisogna comprendere quella che è l'opera sociale che svolgono insieme al calcio. Le posso chiedere se in qualche modo da parte delle società con le quali lei si interfaccia, che sono un po' di tutte le categorie del mondo, dei dilettanti, se c'è un indirizzo che arriva dalla trincea, ecco, dai club, che cosa vi chiedono? Allora, le società hanno la voglia di ritornare in campo, quindi di tornare a calciare il nostro tanto amato pallone, però sono anche nella consapevolezza che bisogna, diciamo, tutelare la salute e pertanto, diciamo, mi chiedono di andare avanti controllando e fare attenzione a quello che, diciamo, dovrebbe essere un protocollo dal punto di vista economico sostenibile da parte dei dilettanti, cosa che al momento credo sia impossibile, però la voglia di riprendere e di giocare a pallone è tantissima. Laddove dovesse arrivare una sospensione definitiva della stagione, che immagino sia comunque tra le prospettive, c'è la possibilità di sfruttare tutti quegli aiuti che sono stati annunciati per il mondo del calcio dilettantistico, magari sulla prossima stagione? Allora, noi dobbiamo ringraziare il nostro presidente che con la teoria che lei poco innanzi ha, diciamo, affermato, mantenere l'idea di voler terminare i campionati sul campo, essere sempre ancora attivi, ci ha dato la possibilità di sedere sui tavoli e ha dato la possibilità al presidente Sibilia e quindi alla nostra Lega Nazionale Dilettanti di avere una importante voce in capitolo, permettendo quindi come oggi ha fatto il ministro Spadafora, diciamo, di poter mantenere quelli che sono degli impegni economici nei confronti del mondo dilettantistico.